Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Buongiorno, buona domenica, buon 25 aprile dopo domani. Buon 25 aprile dopo domani, martedì. In realtà noi ci scherziamo su perché siamo abituati a far così, ma non è una... 5 aprile è una cosa seria. No, ma questa non è un'apertura semplicemente scherzosa. Non è semplicemente una media, cioè come dire, un modo per giocare tra il serio e il faceto, ma purtroppo, purtroppo noi abbiamo deciso di celebrare insieme a voi, anche se con due giorni di anticipo, questo 25 aprile, ma di farlo a modo nostro. Perché la domanda qual è? Ogni anno il 25 aprile. Il 25 aprile in realtà è il nostro 2 novembre. Esattamente. Brava, perché? Questo era l'incipit, perché? Ovviamente di Totò della Livella, no? Tra l'altro, il grande perché? Genio. Perché è il nostro 2 novembre? Perché di fatto noi non siamo... Noi non siamo... Mai stati liberati. Liberi. Noi siamo stati liberati il 25 aprile famoso, no? Sì. Però siamo prigionieri. Poi siamo stati... Quotidianamente prigionieri. Vabbè, però, diciamo... Di che cosa? Questa nostra, come dire... Il nostro approccio a questa trasmissione trova motivazioni fondate anche nella cronaca, soprattutto nella cronaca di questi giorni, in ciò che è accaduto in questi ultimi giorni. Ovviamente ci riferiamo agli attentati subiti dal sindaco di Montoro, Mario Bianchino, a cui rinnovo in questa sede, rinnoviamo in questa sede la massima solidarietà. Persona per bene, amministratore di grande profilo, persona esperta, prima una casa in ristrutturazione, una casa di proprietà in campagna, è stata fatta oggetto appunto di un attentato e poi a stretto giro la sua macchina personale è stata data alle fiamme. Abbiamo discusso di questo, ne abbiamo parlato. Poi, visto che i guai non vengono mai da soli, abbiamo anche dovuto apprendere della lettera minatoria recapitata al comune di Monteforte all'indirizzo del sindaco e di un consigliere di maggioranza, se non erro Tomeo. Altra storia, però. Sono due cose differenti, però, come tu diciamo, mi hai sempre insegnato, le istituzioni vanno difese fino alla fine e su queste cose non ci può essere margine per la prudenza. E d'altro canto noi tutto diciamo, abbiamo fatto perché quello, insomma, non siamo stati sicuramente prudenti nel commentare questi avvenimenti, ma non sono gli unici avvenimenti sui quali diciamo, ci misureremo oggi in questa nostra puntata, perché appunto no, anche il caso delle buste non aperte sul bando dei parcheggi, anche il caso del concorso di cui vi demmo notizia, convocato giovedì stanto alle 3 di pomeriggio la commissione, ricorderete, per i colloqui motivazionali per il ruolo di dirigente tecnico al comune. La commissione non era legittima, chi c'era dentro appunto noi, i membri non hanno i requisiti e non avevano i requisiti, né c'era stata la giusta pubblicità della, e anche il caso e poi alla fine però hanno ritirato tutto, perché chiaramente e poi diciamo, c'è il caso di Annaccone. E poi c'è il caso di Annaccone, ma potremmo ancora continuare. Però Franco, io questo vorrei dire, no? Sì. Noi abbiamo scherzato, soffia il vento, tira la bufera, la resistenza è stata una cosa seria e per l'amor di Dio non vogliamo assolutamente dissacrare la storia. Vabbè, ma chi non capisce il senso vero. Però Franco, liberi un cazzo, scusami, stavolta sono io ad essere volgare. Hai imparato. Ho imparato, no? Che ci dice sta storia? Tu hai scritto un pezzo secondo me meraviglioso, no? Il cui titolo è "Dagli attentati a Bianchino al bar della città ospedaliera, istantanea di una provincia sana, per dirla con Cantone". E sì, perché poi tutto questo capita a distanza di poche settimane dall'ultima comparsata
di Cantone, in quel di Sant'Angelo dei Lombardi, rivolgendosi agli studenti, disse: no, qui si può creare lavoro, questa è una terra sana, è una terra che non soffre di quelle patologie, allora, sociali. Dobbiamo che dirlo con estrema chiarezza, senza mancare di rispetto a Raffaele Cantone, che è un ottimo magistrato, per carità, ci mancherebbe altro, ha lavorato nell'antimafia di Napoli per tanto tempo, però attenzione, stiamo attenti a non parlare di cose che non si conoscono, perché quando Cantone continua a dirci che questa è una provincia sana e manco a farla apposta, no? Il leone di Nusco, Ciriaco De Meta, prende le parole di Cantone, se le infiocchetta, se le mette addosso come medaglia per dire: l'ha detto Cantone che questa è una provincia sana, il merito è mio. Noi siamo veramente nella giungla, questa non è una provincia sana, fottuti, a meno che non vogliamo commettere l'errore madornale che fate magistri, se no quest'altro scienziato niente, no? Beh, chi parla male di Napoli lo quereliamo. Non vogliamo parlare male di Avellino? Non vogliamo parlare male dell'Irpinia? Qualcuno ci vuole querelare perché parliamo male dell'Irpinia? Vogliamo nascondere la schifezza sotto il tappeto? Questo è. Cantone ha preso una grande cantonata, certamente in buona fede, lo hanno informato male. Io, guarda, io posso dire una cosa. Esatto, bravo, lo stai dicendo tu. Il problema reale è che questo è un paese che ha puntualmente, non solo noi, non solo noi meridionali, non solo noi in Irpinia. Noi abbiamo sempre bisogno di un pulpito. Arriva il pulpito. Dice una cosa, arriva. E quella è la verità. A Cantone probabilmente avranno raccontato una realtà che non esiste, probabilmente Cantone nemmeno conosce la nostra provincia. Però dovrebbe conoscere bene la storia di questa provincia, perché lui ha fatto parte dell'antimafia. Allora Marco, una buona volta per tutte, diciamocelo, non è vero che l'Irpinia è immune da fenomeni camorristici. L'Irpinia ha una sua camorra indigena, qua è roba nostra, l'abbiamo inventata noi, è roba nostra, ha radici qua, e poi l'Irpinia subisce la pressione molto forte delle aree limitrofe a rischio all'area vesuviana, alla Valle Caudina, all'Agro Nocerino, eccetera. Noi siamo ad altissimo rischio camorra. Poi c'è di più, posso dirlo? Quello che io mi sono permesso così, ecco, non di teorizzare, ma ho fatto il cronista per tanti anni. Allora, quando l'allerta della polizia, delle forze dell'ordine è molto molto forte, la camorra riesce a governare i suoi territori tradizionali, ma non riesce più a governare i piccoli bracci operativi, non i clan organizzati, ma i clan, le schegge impazzite, i quali se ne vanno in periferia perché lì agiscono in maniera più indisturbata, ed è quello che sta accadendo in Irpinia. E qui, secondo me, non sono inquirente, però è qui che bisogna cercare anche le cause di due attentati a distanza di due settimane a un sindaco serio. Questo è il punto, non si può prescindere da questo. Mario Bianchino è un sindaco serio, e quando dico serio dico competente, trasparente, sì, però con tu hai grande detto, esperienza. Perdonami, tu hai detto una cosa secondo me che va oltre anche questo concetto, no? Cioè tu fai prima un ragionamento, ecco quello che hai appena fatto, che cos'è la camorra, che cos'è la camorra in Irpinia, certo. Poi però dici un'altra cosa, e secondo me è il vero passaggio, no? Quello più importante. Quando analizzi cosa è accaduto in tutti questi anni e cosa sta ancora accadendo sul fronte politico istituzionale, che noi abbiamo una politica, un sistema clientelare che non possiamo dire è camorra, no, che ha metodi camorristici. Bravo. Perché la violenza, l'estorsione del voto è un metodo camorra, la clientela è metodo camorristico, o no? Sei d'accordo? Come no? Questo è il punto. Allora dobbiamo smetterla di far finta di niente. Ma le conseguenze del fatto che Marco, ci sia questa è inutile cultura che nelle nostre famiglie, no? In tutte le famiglie irpine, salvo in quelle beneficiate, è inutile che ci si incazzi ogni giorno ancora. Hanno truccato il concorso nella sanità, al comune di Avellino. È inutile che vi incazzate, cari irpini, se non avete poi il coraggio di mettere la testa fuori una buona volta per tutte, di prendere il foglietto bianco e scriverci sopra, scrivere, denunciare. In questo Cantelmo ha ragione. Qui non si denuncia mai. Ma perché? Mai.
perché per due ragioni, Marco. Prima perché c'è un'omertà diffusissima, ognuno pensa, mi faccio i cazzi miei, c'ho famiglia, questo è uno, e l'altra cosa perché tante persone sono state beneficiate dal sistema clientelare e quindi devono starsi zitti. Però, Marco, io capisco tutto, ma devono stare zitti sempre. Non devono lamentarsi. Senti, commentami un po' sta roba. Qual è? Qual è? Bando parcheggi, caos totale. Allora, dopo questa storia che... cioè, io sono disturbato. Cioè, Paolo Foti non può continuare a immaginare che può prendere per i fondelli questa città e la fa sempre franca. Non è possibile. Se dovevano aprire le buste della gara per i parcheggi sono 6 mesi. Da quant'è che il comune non incassa soldi sulle aree giuste? Cominciamo a dire questo. Sulla questione quanti soldi sta perdendo? Sindaco, questo è un sindaco pericoloso nella città. Andiamo a ritroso e ricostruiamo tutta la storia delle cooperative. C'è. Sappiamo quanto le cooperative hanno inciso anche su quel sistema clientelare nel quale la città è appunto è prigioniera. E torniamo alla liberazione, no? Sappiamo poi che la magistratura si è mosso, ricordiamo tutti le intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto eminenti riferimenti dell'amministrazione, a partire anche dall'ex amministratore unico di azienda Città Servizi, Amedeo Gabrieli. Ricordiamo quindi che da quel momento in avanti si è aperta questa fase di transizione che a stretto giro, secondo quanto affermato subito dall'amministrazione e dal sindaco segnatamente, avrebbe dovuto condurre ad un affidamento cristallino. Si teorizzava anche appunto l'ipotesi di rivolgersi esclusivamente a cooperative iscritte all'albo regionale, cioè si è fatta tutta insomma una prosa epopea. Alla fine della storia il bando fu pubblicato e nel bando c'era scritto che entro mezzogiorno dello scorso 20 aprile si sarebbero dovute aprire le buste proprio il 20 aprile a mezzogiorno. Incredibilmente non si sono aperte le buste. Non c'è stato un preavviso, la commissione non si è mai insediata. Ma questo è il punto, cioè il sindaco Foti non può dire Paolone, si tratta di un semplice rinvio. Quello ci stava un membro che non ha segnalato, non ha accettato, quindi non arriva, tutto a posto. E devi ho detto tutto, come a Peppino. Ma da sindaco serio, devi fare la cosa più normale che fanno anche quelli che hanno l'anello al naso, santa miseria. Devi avvertire gli interessati, non possiamo aprire le buste. Cioè, allora, attenzione, ma non scherziamo, qua stiamo parlando di cose di una delicatezza inaudita. Cioè, qua non stiamo parlando di un fatto si può fare o non si può fare, vabbè, poi vediamo, poi ci penso. No, cioè, ci sta la legge, cioè, ci stanno le norme, tu devi seguire la procedura, non puoi. Dopodiché, questa cosa, al netto di queste considerazioni, che cosa ci dice poi essenzialmente? Ci dice due cose. La prima, questa qui. Marco ci dice che o sono scemi o tengono altro da nascondere. Scemi non sono. Ok, allora io voglio ancora credere che sono scemi. Perché succede questo col bando dei parcheggi. Succede questo con il concorso. Ma vi pare decente che un concorso per dirigente tecnico debba essere fatto il giorno di Giovedì Santo e che la convocazione debba essere fatta 2 giorni prima per telefono? Perché? Cui protest. Ti è piaciuto? Madonna mia. Però voglio dire, sulla questione dei parcheggi c'è da dire che noi avevamo queste benedette cooperative che gestivano queste aree parcheggi in funzione di una cornice, come dire, normativa che non esisteva, no? Successo quello che è successo. Noi intanto tenevamo quelle cooperative che in qualche misura una certa cornice di legittimità, nel senso che erano riconosciute. Devo dirti la verità, gestivano. Gestivano, ma erano riconosciute dall'amministrazione, cioè tu sapevi chi erano. Gestivano. Da quel momento in avanti, nella migliore delle ipotesi, abbiamo diciamo gli stessi parcheggiatori adesso gestiscono, ma in via abusiva, proprio perché non hanno legittimità. Ma nella stragrande maggioranza dei casi sono arrivati nuovi abusivi che stanno gestendo le stesse aree. E questo quindi diciamo è un danno innanzitutto alla cittadinanza. Ora, questa qua è la questione su cui è andata declinandosi la grande questione morale e giudiziaria di questi anni, al netto dei tanti blitz che ci sono stati, delle tante inchieste che ci sono state, ma questa è la grande questione, diciamo è la sublimazione della questione morale nella città, sublimazione della questione morale in città, e tu, Paolone schiena dritta, dopo, che fai? Dopo a Paolone schiena dritta faremo capire una buona volta per tutte, aspetta,
che cos'è la questione morale, visto che non l'ha capito. Non l'ha capito, anche perché poi ha detto cose in lingua turca. Poi con le schiena dritta, che fai? No, vabbè, tranquillo, quello muoveri, risolvi. Paolo. Però questa è colpa degli avellinesi. No, questa è colpa tua. Mia. Questa è colpa tua. Perché? Perché hai cominciato a rompere le palle da un certo momento in poi. A dire, con le ragioni naturalmente che hai detto, tutte quante sacrosante che io sottoscrivo, ma abbiamo sbagliato tutte e due, questo sindaco deve arrivare fino alla fine. E nel momento in cui non è caduto il 28 febbraio scorso, se questo se ne va prima, questi li salve. Il problema non è Paolo, dai. Non è Paolone, è anche Paolone, ma è tutto tutta la schiumazza, tutta la schiumazza. Allora, la schiumazza se ne deve andare tutta qua, vogliamo acque. Io ho scritto una cosa. Acque belle. A stretto giro, arrivata la novella pubblicata da noi, ho scritto pochissime righe. L'incipit era questo. Ok, al di là dei sospetti che i cattivi pensieri suggeriscono, se è saltata l'apertura delle buste per il bando parcheggi in città, un motivo ci sarà. Al solito arriverà una spiegazione, ufficiosa o ufficiale che sia, poi è arrivata ufficiale perché il sindaco ha detto e di quella si dovranno accontentare gli avellinesi, così come si sono accontentati sino ad oggi. Anche se una spiegazione che dia conto di un fatto tanto grave semplicemente non può esistere, anche se proprio sulla gestione dei parcheggi si è manifestata in tutta la sua drammaticità la vera questione morale avellinese, anche se da un anno attendiamo una soluzione civile fondata su norme chiare. Esatto. Ora il punto è, continuo, e per carità, nonostante la logica ci porti altrove, vogliamo continuare a credere che non vi sia nemmeno l'ombra del dolo, cioè, quello che hai detto prima tu, esatto. O so scemo o gatta ci cova, esatto. Ok, noi diciamo che la gatta non cova. No, questa hai detto tu. Allora, non c'è dolo. Ripeto, vogliamo continuare a credere che non vi sia nemmeno l'ombra del dolo dietro gli errori, i disastri, le assurdità a cui continuiamo ad assistere inermi. Ma se non c'è dolo, caro Francus, c'è una colpa molto più grave, quella della più assoluta inadeguatezza, dell'avventurismo più pericoloso, della sciatteria più irresponsabile. Una colpa seconda solo alla nostra, cittadini avellinesi, che li abbiamo votati. Bra. E senza dolo. Bra. Morale della favola. Morale della favola. Meglio state che vaga! No! A parte quello. Ma meglio che ci sia il dolo a questo punto. C'è. Meglio che ci sia il dolo. C'è. Speriamo che c'è il dolo. Perché diversamente in mano a chi siamo? Marco, questo mamma è il punto. Mia, qual è l'altro argomento? Vogliamo andare avanti? Vogliamo andare a parlare, andiamo a parlare di Arturo Iannacone. Allora, anche qui avevamo previsto Toto. Cioè, noi una settimana, 10 giorni fa, avevamo detto, guardate, subito dopo, reintegreranno Iannacone domani, reintegreranno Iannacone in giunta. Iannacone ci ha fatto pure una bella intervista un giorno prima, nel quale diceva, per forza noi siamo gli alleati più leali, per quale motivo? Iannacone è stato reintegrato in giunta esattamente 2 giorni dopo che era scaduta la prescrizione, scusami, l'interdizione dai pubblici uffici, esatto. Che non era perpetua ovviamente, ma era temporanea. E poi però, a distanza di 2 giorni, abbiamo dato un'altra notizia. Guardate che Marco, scusa, a Iannacone l'hanno reintegrato, ma all'ASL gli stanno revocando Marco, l'incarico. Scusa, una piccola cosa, perché se non fai si tu, capisce. Fai tu. No, se non si capisce. Allora, l'interdizione dai pubblici uffici temporanea data dal GIP, prima erano 6 mesi, il GIP l'ha ridotta poi a 2 mesi, non è che si dà per sfizio, non è che si dà se non ci siano indizi molto molto forti di colpevolezza, capito Marco? Cioè, Non è che si sceta la mattina un GIP e dice, Arturo mi sta antipatico e quindi Arturo lo interdico per un paio di mesi. No, ci stanno degli indizi molto forti e molto seri di colpevolezza. Ma poi a Arturo, come stavo dicendo, non l'abbiamo anticipato e hanno revocato. Il problema, senza nulla togliere, per carità, Arturo è una persona simpaticissima, io l'abbiamo già detto un'altra volta pure. Però, stiamo attenti. Perché tentare di alleggerire, come poi alla fine fa il sindaco di Avellino, ma diventa una complicità. Che ha detto il sindaco? Che ha detto il sindaco? Ha detto cose da santo uffizio. Il sindaco ha detto cose da santo uffizio. Il sindaco ha detto, no?
Intanto l'ASL revoca l'incarico di consulenza a Iannaccone e fa, secondo me, una cosa sacrosanta, con tutto il rispetto per Iannaccone. Okay? Perché ci stanno gli indizi forti di colpevolezza, cioè hanno accertato che aveva firmato la presenza nelle ore in cui doveva lavorare e per le quali era pagato in ambulatorio, e in ambulatorio non ci stava, ok? No, questo è un molto forte di colpevolezza. L'ASL revoca l'incarico, il sindaco di Avellino prima dice non sapevo che l'ASL avesse revocato, perfetto, accordiamogli la buona fede, non lo sapeva perché l'ASL ha revocato formalmente qualche giorno dopo, ma già se ne parlava e noi l'abbiamo anche detto. Ma la cosa grave è quello che il sindaco dice dopo. Intanto hai saputo, caro sindaco, che l'ASL ha fatto la revoca. Mi pare che gli hanno fatto. E la Morgante, non è che sei scetata pure lei come il GIP, una mattina già... no, sì. Arturo mi sta antipatico. Non ne sapevo nulla. Ma non c'è alcuna connessione con il rientro in giunta di Iannaccone. Tra l'altro mi pare che lo stesso Iannaccone fosse convenzionato con l'ASL, non dipendente, quindi al massimo si è proceduto alla rescissione della convenzione. Posso tradurre? Non cambia nulla. Posso tradurre, amico mio? Allora, dice Paolo Foti che una cosa è il piano politico e un'altra cosa è il piano privato di Iannaccone. Cioè Iannaccone può fare il furbetto del cartellino all'ASL, no? Perché di questo si tratta. Può essere revocato il suo incarico all'ASL, ma la politica comunale è un'altra cosa. Marco, sai che cosa significa estremizzando? Dici. Ma senza manco estremizzare tanto. Che sei tu, Marco Staglianò, sei un assassino a Milano, non lo sei ad Avellino. Certo. Hai capito che teorizza Foti? È un grande però, Cioè, ma questo è veramente grande. È un grandissimo. Ma questo è un grande. Ma è proprio grande grande, Marco, perché poi va avanti, insiste, no? E dice con ostinazione, e dice con grande ostinazione, allora io, cioè lui, che sono stato inviato a giudizio, che tengo quanti avvisi di garanzia, non mi ricordo mai, saranno una decina, eccetera. Che devo fare? Mi devo autoeliminare? Sì. Caro sindaco, sì. una volta i signori sindaci per molto meno ne alzavano le chiappe dalla sedia e se ne venivano a casa. Grande gezzale! Questo è il punto. Allora Marco, però io ho un problema, lo devo sollevare. Sì. Qua il problema della questione morale, che non è un'espressione vuota, questione morale in politica significa etica dei comportamenti e quello che la gente si attente, comportamenti che devono essere al di sopra di ogni sospetto, come quella grande stronza della moglie di Cesare, hai capito? Allora, caro sì, la questione morale è una cosa seria. Spiegagliela, cara. E allora, caro Marco, vuoi sapere perché i grillini avanzano e il PD arretra? Non perché siano più capaci, perché quelli sono incapaci nel DNA, incapaci di governo naturalmente, poi sono tutti quanti individualmente buone guagliune, persone in gambe certamente, ma almeno come proposta di governo sono uguali a zero, no? Il PD, che ha una grande proposta di governo secondo me, a mio parere, poi arretra perché purtroppo l'amico Matteo Renzi, e tu sai quando mi sta simpatico che andrò pure a votarlo alle primarie, Renzi ha rottamato la questione morale e ha fatto una grande stronzata politica, per cui i comportamenti del sindaco Foti ad Avellino non mi meravigliano, sono comportamenti mutuati e il messaggio che è arrivato da Roma è questo. Marco, questo è il dramma. Se non è così, caro Renzi, questo sindaco va messo alla porta a calci in culo, almeno come sindaco PD. Poi può restare sindaco indipendente autonomo con la schiena dritta. Come? Ok, questo è il punto. Non si può, Marco. No, ma infatti però la cosa su da questa storia bisognerebbe sentire i signori del direttorio che cosa dicono. Cosa dice Rosetta D'Amelio, cosa dice Enzo De Luca, cosa dice Luigi Famiglietti, cosa dice l'altro. Vogliamo parlare del caso di Atripalda? Vogliamo tornare a parlare? Cioè, dobbiamo dirlo. Dovete dire se il sindaco Foti, che reintegra un assessore che la sua ASL ha messo alla porta per un problema serio, con tutto il rispetto per Iannaccone, un sindaco che lo reintegra e dice sono due piani diversi. Piglia ascensore. Non c'entra niente.
E io che devo fare? Autoeliminarmi con un rinvio a giudizio? Sì, eliminati, imbiccate! Allora, voglio dire, d'altro canto, no, stai qua. Mario, quanto manca, scusa? 5 minuti. Quasi fa tutto in questa città ormai. Cioè, Giancarlo Giordano ha detto, passa così, però, si schifezza. Torniamo al ragionamento iniziale. Un po' d'acqua, piacere. Ho intervistato Giancarlo Giordano. Senza caffè, perché poi il caffè, no? Il bar della città ospedaliera fa comunque parte di questo andazzo. Ma Mario l'ha portato. Opacità sulle quali nessuno parla. Se lo vado a prendere il caffè. Dai, dammi un po' di caffè, dammi un po' di caffè. Quanto costa? Grazie, bisogna Mario, dire grazie, a Percupo che bisogna abbassare questo prezzo qua. E la mazurka, novità del ballo liscio. Caffè, prego. Acqua, caffè, siete di Marco. Allora, voglio dire, caro Franco, che a proposito delle cose che stai dicendo tu e che stiamo dicendo in questa nostra... in questa nostra trasmissione, questa nostra puntata, Giancarlo Giordano, l'onorevole Giancarlo Giordano, intervistato dal sottoscritto per Avellino Capoluogo, ha detto secondo me una cosa molto vera. Innanzitutto ho molto apprezzato il suo approccio rispetto al futuro. Non servono prime donne. Giancarlo Giordano. No, ma soprattutto di Karl Marx è uno serio. Certo. Allora, Giancarlo parte sul piano politico che dice è necessario costruire un'alternativa quanto più larga possibile, bisogna andare oltre gli steccati, insomma è ben consapevole del fatto che questo giro qui non è più possibile legittimare iniziative che si risolvono nella parzialità o nella testimonianza, e che è molto importante, certo, perché quello è un mondo che può essere molto utile per il rinnovamento se si apre, e Giancarlo, l'onorevole Giordano, mi scuso, è intenzionato a lavorare in questa direzione. Giancarlo, che compagno è? Pure tu, però la cosa importante che lui dice, che secondo me dovremmo dire tutti, un po' amaro, e lui dice, quando io gli chiedo, sì, ma dimmi dal tuo punto di vista quali sono le priorità, allora ho messo giù urbanistica, ho messo giù la cultura, ho messo giù le politiche sociali, lui dice sì, tutte priorità assolute, ma in realtà tutte queste priorità sono legate da un filo rosso, che è il vero punto programmatico su cui va costruita l'alternativa. Lui dice una cosa molto intelligente, noi dobbiamo aiutare gli avellinesi a non sbagliare più. E questo è vero. Il problema è l'etica della politica e della rappresentanza. Siamo sempre là, viene sottovalutato. Cioè dire, sottovalutato. Questo è il punto di partenza, ma non l'onestà grillina, sbandierata e urlata, demagogicamente. Prendere tutti i punti programmatici che sono sul campo, dire parole chiare, affermare principi ineludibili su come si sta nelle istituzioni, esatto, su come si gestisce il potere nelle istituzioni, perché Giancarlo, che è persona e fa politica, l'ho anche ricordato, quando aveva 13-14 anni, è ben consapevole che l'istituzione gestisce potere, ecco, ma giustamente dice, dipende come lo si gestisce il potere, perché quello che questi del PD non capiscono è che c'è anche un altro modo, è molto più semplice, c'è un modo molto più semplice per fare consenso rispetto alla clientela. Se vuoi fare governare consenso. Bene! Se vuoi fare consenso! Governare bene! Se vuoi fare consenso! Ma se vuoi fare i cazzi tuoi, non governi bene, governi il particolare, questa è la differenza. In particolare. Questa è la differenza, Marco. È il PD madre contemporanea? Non sappiamo ancora niente. La vogliamo dare questa rendicontazione? Come si chiama quel sindaco? Farina, è buono come un pane. Sindaco Farina, buono come un pane. Mario ride sempre quando... Vogliamo pubblicare questa rendicontazione di Irpinia madre contemporanea o no? Marco? Può accadere così, e concludiamo in questa maniera questa nostra puntata. Può accadere così, per stare alla cronaca di questi giorni, ma via, questo è uno che mi somiglia. Che al comune di Avellino un concorso per dirigente tecnico venga fatto il giorno di Giovedì Santo, previa convocazione telefonica 48 ore prima, e che la commissione per lo stesso concorso non contempli figure con i requisiti tecnici appropriati. Può accadere, ancora nel capoluogo, che venga rinviata senza alcun preavviso l'apertura delle buste della gara per i parcheggi. Può accadere tutto ciò che meno recentemente è accaduto all'ACS.
o che non vengano ancora rese pubbliche le rendicontazioni dei progetti turismo e cultura promossi dai comuni e finanziati dalla regione, vedi il Pini a Madre Contemporanea, ma non solo. E può accadere che la politica locale, sempre così puntuale a declamare chiacchiere sul niente tanto al chilo, resti da anni in silenzio sulle opacità, si fa per dire, dell'assegnazione in gestione del bar della città ospedaliera. Questi ed altri lassismi etici della pubblica amministrazione, bisognerebbe rammentare al dottor Cantone, hanno contribuito non solo ad inquinare gravemente l'ambiente morale dell'Irpinia, per cui col cavolo si può inneggiare alla provincia sana, quant'anche e soprattutto hanno concimato il campo per i pascoli abusivi e le incursioni dei delinquenti organizzati che fanno dire ad un sindaco serio, onesto e bravo come Mario Bianchino, e torniamo al principio, d'essere preoccupato non per se stesso, ma per il territorio. Questo... Viva la liberazione, viva l'Italia, viva l'Irpinia. E speriamo che qualcuno ci liberi. Ma ci dobbiamo liberare. Quotidiane... Ci dobbiamo liberare noi! Qualcuno ci liberi da queste quotidiane infamie. Va bene. Ciao Marco. Ciao Mario. Marco. Ci vediamo la settimana. Marcus. No. Ci somigli. Pari, somigli un po'. Tu lo sai qual è la mia genesi. Carluccio Marx. Tu lo sai qual è la mia genesi. Tanto massimo, buona domenica, massimo rispetto buona liberazione. Buona liberazione. Buona liberazione.